Massimo. Eccoci qua. Buonasera a tutti, amici, e buonasera prima di tutti al nostro ospite. Buonasera, ingegner Felice Vinci. Buonasera Davide, buonasera a te e a tutti quelli che ci stanno ascoltando e che poi ci ascolteranno tra poco, penso. Si collegheranno, si stanno collegando. Infatti, saluto velocemente i nomi che vedo: Vincenzo, Antonio, Mot Studio, Elia, Morpheus, Lex, Diaspora, Emanuele, Tuvo. Buonasera a tutti, Antonio. Non insisto, sennò poi ci dilunghiamo. Allora, ben trovati, amici. Per me, questa è una serata in cui sono davvero contento perché abbiamo, l'ho già detto, ingegnere nucleare. Ma questo immagino lo sappiate. Lo chiamo, ci siamo dati del tu, Felice mi ha accordato la sua amicizia. Vi confido che l'ho conosciuto, chissà se se lo ricorda, proprio perché insieme a Susi Bledi è venuto a vedere la conferenza a Roma dove c'era Barbetta e Baccarini che io feci, Infatti. proprio perché oltre che essere ingegnere nucleare e di altri tanti altri temi potremmo approfondire con lui, è appassionato di tante materie. È conosciutissimo ai più, dopo vi facciamo vedere la copertina, perché l'ultimo libro era 7-8 anni fa, Omero nel Baltico. Adesso esce da poco, è uscito. Eccolo qua, grazie Felice. Esatto, I segreti di Omero nel Baltico, che come dopo Felice ci spiegherà molto meglio di come posso fare io, è una rivisitazione del libro che è stata dovuta perché la ricerca di Felice è continuata in questi anni e ha trovato tanti altri spunti, conferme in realtà a quella che è la sua teoria, che io vi ho raccontato. Abbiamo fatto dei video già con Felice forse più di un anno fa. Avete apprezzato molto la cosa, e più vanno avanti anche le conferme degli altri ricercatori nel mondo, più prende piede la possibilità che Felice abbia colto nel segno. Non solo, appunto, ci racconterà stasera, tra le altre domande che spero che Felice mi faccia fare, ci racconta ovviamente la storia di tutte le cose, di quelle un po', poi ce ne racconti un po', il resto le troveranno sul libro, ovviamente. Ma E certamente. allora dico già a tutti gli amici che ci seguono che se avete delle domande, ovviamente le lasciamo per più tardi, poi ovviamente con la bontà di Felice ne leggiamo quante possiamo. E inizierei solo da una parte. Allora, ci siamo un po' accavallati, so che qua seguite e conoscete anche l'amico Gianluca Lamberti. Per cui probabilmente capiterà che alcuni di voi hanno visto o vedranno anche, anzi vi rimando a vedere la puntata che trovate sul canale di Gianluca Lamberti. In realtà Felice proprio racconta il perché di questa sua riedizione, ecco, e ci racconta già lì molti di quegli spunti che ha inserito nel nuovo libro. Per cui Felice ti lascio la parola tra pochissimo, se non per dire che appunto per non rifare un qualcosa esatto anche per te, insomma, e per chi ci ascolta, per non riproporre esattamente la stessa cosa, dopo che tu ci hai spiegato un po', partiamo anche per chi magari invece non ti conosce, quindi se vuoi velocemente ci racconti un po' il tuo percorso, l'Omero nel Baltico e poi questa nuova rivisitazione, e poi magari ti faccio un po' di domande perché ho fatto i compitini a casa su delle curiosità, come ti accennavo poco fa, che mi sono venute proprio ripassando, perché tu ovviamente ora sentirete, Felice ha studiato ampiamente la materia e quindi è un grosso conoscitore di Iliade, Odissea e personaggi omerici, ma non è per noi tutti così, quindi insomma è un piacere di sentire anche la storia velocemente di quello che ha scritto e dove l'ha ambientata Felice, così ripassiamo anche su ciò che a noi manca magari di ricordi scolastici. Per cui Felice, ti lascio la parola, raccontaci tutta questa tua avventura dell'Omero nel Baltico, da dove Sì, vuoi. allora ve la racconto in modo storico. Era il mese di giugno di 28 anni fa addirittura, e io sono sempre stato un appassionato di Omero e dei poemi omerici, dell'Iliade e dell'Odissea. Ricordo velocemente, l'Iliade racconta alcune fasi della mitica guerra di Troia, mentre l'Odissea racconta l'avventuroso ritorno di Ulisse dopo la guerra di Troia, fino alla sua Itaca, passando per tutta una serie di avventure più o meno verosimili o inverosimili, eccetera, eccetera. E si sapeva già da sempre che ci sono delle grosse problematiche sulla geografia di Omero, perché Omero racconta delle cose
inquadrandole in una geografia, in un mondo che comunque dà adito a moltissime perplessità. L'arcipelago dell'isola d'Itaca, appunto, Mero lo descrive in maniera precisissima, ma è completamente diverso da come appare nelle isole Ionie, nel Mar Ionio. Itaca è circondata da isole, sì, ma in modo completamente differente e non si è mai riusciti a capire. La stessa Itaca come topografia non corrisponde affatto. Infatti si diceva che Omero fosse un cattivo geografo, no? Per questo. Sì, infatti si è sempre detto, sin dai tempi degli antichi greci, che già si erano posti questi problemi, fin da allora, Omero è un poeta ma non è un geografo, che pretendete, che pure Omero sapesse di geografia? Ma si hanno cose ancora più eclatanti, per esempio il viaggio di Telemaco da Pilo a Sparta, che per Telemaco percorre velocemente per una pianura ricca di grano, in realtà se uno va da Pilo a Sparta con la propria macchina si deve inerpicare quasi a 2000 metri d'altezza, oltrepassare la catena del Taigeto, che ha picchi che superano i 2000 metri, e insomma è un'impresa che nell'età del bronzo avrebbe comportato settimane. Ma questo è solo un esempio, ma ce ne sono centinaia di altri. Insomma, il mondo di Omero è sempre stato considerato con molto sospetto, proprio dagli studiosi, come poco storico, molto mitico, poco storico, proprio perché era collocato in un ambiente assolutamente non credibile, pieno appunto di contraddizioni di questo tipo. Non parliamo del clima, perché il clima è sempre stato freddo, perturbato. Tutte queste vicende avvengono nella stagione della navigazione, anche dall'Iliade si capisce, ma la stagione della navigazione da noi, insomma, c'è un mare splendente, abbiamo tempo bello, il sole, il caldo, le battaglie che si combattono sudando, questi combattevano tutti coperti di bronzo, e invece questi addirittura invocano il loro dio Zeus di mandargli la nebbia, di coprirgli il sole. Insomma, stanno sempre in mezzo alla pioggia, spesso alla neve, al tempo perturbato, al freddo, mettono addosso dei mantelli di lana pur stando al chiuso nelle loro case. Cioè, è tutto un mondo che appare completamente stravolto. Però, appunto, in quella sera di 28 anni fa, io leggendomi un passo di uno scrittore greco, Plutarco, questo dice che l'isola Ugigia, dove è l'isola dove la dea Calipso trattenne Ulisse per molti anni, Ulisse era reduce dai suoi viaggi, dalle sue avventure dopo la guerra di Troia, e poi da lì partirà finalmente da Ugigia per tornarsene verso la sua Itaca, prima però farà una tappa alla Scheria, la terra dei Feaci, e poi di qui i Feaci lo riaccompagneranno a Itaca. Per andare invece da Ugigia alla Scheria va con una zattera, con tutta una serie di problemi, viaggiando sempre verso est per 18 giorni. Ora, lo scrittore Plutarco dice una cosa stranissima, che questa isola Ugigia della dea Calipso si trova in mezzo all'Atlantico a 5 giorni di navigazione dalla Britannia, cioè dalla Gran Bretagna, in direzione del tramonto. Io mi sono rimasto sbalordito e ho cominciato a fare dei ragionamenti, perché è una cosa strana. Quello che dico sempre, dove ci sono delle anomalie, delle stranezze, è lì che bisogna scavare per cercare di capire qualcosa di tutto, del però mondo che ho seguito. Perdonami se ti interrompo, anzi lo dico anche agli amici, come ho appena detto poco fa, al contrario, ecco, di a volte di sentire lunghe interviste, questa sera lo volevo un po', mi volevo approfittare delle conoscenze di Felice per fare qualche domanda. Ora mi ero perso già su una cosa, però io ti ascoltavo ieri quando nel video che hai fatto con Gianluca raccontavi proprio queste parti delle difficoltà geografiche. Anzi, allora, se vuoi sintetizzo velocemente. Insomma, io mi sono accorto molto presto che se noi trasportiamo tutto il mondo di Omero dal Mediterraneo, dove è stato sempre tenuto considerato, cioè l'Iliade e l'Odissea sono sempre state ambientate nel Mediterraneo, lo trasportiamo nei mari nordici, nel mondo nordico e Scandinavia, nel Mar Baltico, tutte le difficoltà si appianano, non solo, si riesce a ricostruire l'età del bronzo nordica, che è stata molto bella, è del secondo millennio avanti Cristo, cioè molto antica, secondo molti adesso è più antica dell'età del bronzo che
è nata in Grecia nel 1600 avanti Cristo praticamente, e a questo punto rimane il problema. A che cosa è successo? L'unica cosa che può essere successa è che questi Achei praticamente vivevano nel nord, hanno lì combattuto la guerra di Troia, ci sono state le avventure di Ulisse, i viaggi di Ulisse, anche se questi sono molto più romanzati. Dopo questi fatti, in seguito a un disastro climatico, che poi si capisce anche bene quale può essere stato, sono scesi nel Mediterraneo e hanno continuato l'età del bronzo in Grecia, è la civiltà micenea che nasce appunto nel 1600 avanti Cristo. Dopodiché si sono tramandati oralmente questi poemi, non proprio forse come poemi, ma come tanti pezzi staccati da due poemi iniziali che chissà a chi risalgono, oralmente, perché ancora non conoscevano la scrittura, malgrado nel Mediterraneo la scrittura si conosca già quasi dal 2000 avanti Cristo, anzi forse anche da prima, da molto prima. Sì. E a questo punto noi possiamo immaginare che poi questi poemi sono stati messi per iscritto tempo dopo, nell'ottavo secolo avanti Cristo, come dicono. Infatti Omero non è un vero personaggio storico, cioè non è una figura realmente esistita. No, allora, o almeno si discute. C'è stato un grande poeta, o io ritengo due grandi poeti, uno che ha scritto l'Iliade, non scritto, che ha inventato l'Iliade come cosa, come dire, come tradizione orale, e un altro che abbia poi composto qualcosa che era una specie di Odissea in forma orale, io ne sono convinto, perché c'è una forte unità di insieme nell'uno e nell'altro poema, ci sono anche rapporti tra l'uno e l'altro, anche se poi uno vede che la mano è diversa, è abbastanza differente. Di tutte queste cose poi ne parlo, nei Segreti di Omero nel Baltico ho approfondito molto anche questi aspetti, sulla genesi dei poemi e sul fatto che ci sono queste contraddizioni, queste rassomiglianze, eccetera. Invece il punto è, ma allora che cosa è successo? Allora c'è stata questa migrazione, questi poemi si sono, come dire, cristallizzati con la scrittura nell'ottavo secolo avanti Cristo e poi sono arrivati con il tempo fino a noi. Però tutto questo ci dice, e questa è un po' la sintesi, che noi abbiamo una testimonianza di prima mano dell'età del bronzo nordica di cui finora non era mai rimasta nessuna testimonianza letteraria. Perché la prima letteratura del nord praticamente è quella vichinga, ma quella vichinga è del Medioevo, attorno all'anno 1000 dopo Cristo. Qui invece siamo nel secondo millennio avanti Cristo, cioè siamo in pratica più di 2000 anni prima. Vi rendete conto? C'è un salto enorme, e noi però così riusciamo a trasportare dal mito alla storia degli eventi accaduti nel nord Europa in un'epoca praticamente che per noi era lontana preistoria. È questa la grande novità di questa rilettura dei due poemi, che riletti in questa maniera ci danno poi una serie enorme di dati che via via si accumulano. Ma infatti io ho cominciato questo studio praticamente, vi ho detto, circa 28 anni fa, quando ho fatto questa scoperta partendo da Plutarco. Dopodiché fino a praticamente ho continuato a lavorarci per il precedente Omero nel Baltico fino a circa 13-14 anni fa. Dopo mi sono occupato di altre cose. Adesso, dato che c'è stata una messa di nuovi dati, di nuove interpretazioni, di contributi sia di singoli lettori, che ce ne sono stati tanti, soprattutto nel nord Europa, perché il libro poi è stato tradotto in 7 lingue. In 7 lingue, lo stavo per dire, dal danese al francese al tedesco, in America, in russo, perciò di scienziati che hanno dato un sacco di contributi anche loro, ho pensato di rimetterci mano con questo nuovo editore, praticamente, che poi è l'EG di Gorizia, che ha fatto anche una bellissima edizione, molto, come dire, anche affascinante dal punto di vista grafico. Ma non è certo questa la cosa più importante del libro. Comunque, a questo punto, con questo nuovo nome, visto che il libro praticamente era, diciamo, si era modificato profondamente nelle sue forme, a questo punto è stato rieditato in questa maniera e contiene tutta una serie di novità. Tra l'altro anche tutta la materia l'ho riorganizzata, perché sono tali e tante le cose, perché le prove a favore di questa teoria sono, e le implicazioni di questa teoria sono tante, che in pratica stava debordando da tutte le parti, anche rispetto ai capitoli che c'erano prima,
non riuscivo più a gestirmi in una maniera che poi il lettore potesse capirci qualche cosa. Risultato, ho dovuto un po' rifare tutto, ristendere la pasta e fare una nuova pizza con un nuovo impasto, e adesso vedremo se ai lettori questa cosa piacerà. Ho avuto già qualche buon riscontro, il libro è uscito praticamente da un paio di settimane, già qualcuno lo ha finito, di quelli che tra l'altro avevano già letto l'ultima edizione precedente. Fino adesso i riscontri che ho avuto sono stati ottimi. Tra l'altro il libro Notizia di questa sera è al primo posto dei best seller di Amazon per archeologia, per le novità di archeologia. È nei primi posti tra i best seller di Amazon archeologia. La categoria novità in archeologia è al primo posto assoluto di Amazon questa sera. Per cui è, diciamo, questo già riscontro iniziale mi ha dato molta soddisfazione. A me e a tutti quelli che adesso ormai da tanto tempo stanno seguendo questa cosa, ma non solo in Italia, ma anche all'estero, perché 7 traduzioni in 7 lingue diverse, a parte l'italiano, tra l'italiano, c'è già un palco di fan di questa cosa. Vuol dire che c'è interesse, certo. Però le voci critiche sono, come dire, nessuno ha mai osato veramente darmi qualche prova contraria a ciò che dico. E questo, e tra l'altro, e qui poi Davide, ti prego tu di farmi qualche domanda, però l'ultima cosa che vorrei dire è questa. Ma vai. Questa teoria ha già avuto una serie di battesimi scientifici in vari convegni che ci sono stati. L'ultimo è stato all'università, ad Atene, presso una grossa istituzione culturale di Atene qualche anno fa. Ma subito prima c'era stata all'Università di Roma La Sapienza, a parte tutte le altre università che ho girato, a Pavia sono stato parecchie volte, eccetera. Hanno invitato nelle isole Caroe. Un dibattito basato, proprio un convegno sull'argomento, ne è uscito gli atti del convegno che sono usciti, che ufficialmente praticamente, adesso non so se riuscite a vedere qualche cosa, questo voluminoso volume della rivista di cultura classica e medievale, che è la più veneranda rivista di filologia classica, una delle più importanti riviste italiane, gli ha dedicato un intero numero monografico di più di 350 pagine, e questo praticamente è una pietra miliare, perché attesta che questa teoria è stata riconosciuta come una teoria scientifica e non come un discorso che potrebbe lasciare il tempo che trova. E questo è un discorso ufficiale. Comunque adesso a questo punto aspetto che Davide e anche altri amici che potessero essere, diciamo, interessati specificatamente a degli argomenti mi facciate qualche domanda per approfondire i vari temi, Iliade, Odissea, ma non solo, perché poi c'è anche un discorso che ho trovato recentemente proprio in questo nuovo libro, che permette di collegare molti aspetti anche al mondo megalitico, che è molto precedente, perché risale addirittura al quarto quinto millennio avanti Cristo, a cui avevo dedicato un libro precedente uscito un anno fa, I misteri della civiltà megalitica, che forse già qualcuno di voi pure conosce, e che pure molto è stato ai vertici delle classifiche di archeologia e archeologia preistorica delle varie IBS, librerie universitarie, eccetera eccetera. Comunque a questo punto io forse mi aspetto che cominciamo a discutere di queste cose. No, ma io un po' di cose ce le ho assolutamente da chiederti, ascoltandoti appunto anche nelle interviste precedenti mi sono venute tante domande, adesso anche ascoltandoti mi veniva un'ultima cosa, cioè tu ci ricordavi che sei partito da Plutarco. Però quindi Plutarco sapeva che tutto quello non si svolgeva ad Atene. È proprio così. Per dirti quanto Plutarco sapeva di cose che forse noi non pensiamo che gli antichi sapessero, ti faccio solo un piccolo esempio. Ma volentieri. Nello stesso capitolo in cui Plutarco parla di questa vicenda, a un certo punto, in questo dialogo che lui chiama De pace quae in orbe lune apparet, è un titolo latino di un testo che però è in greco, in italiano si trova Il volto della luna, oppure Ciò che appare nella faccia della luna, un titolo un po' strano, ma comunque. Ecco, qui
A un certo punto Plutarco fa un'affermazione precisissima, tra l'altro citando poi delle altre fonti, adesso ve lo dico, dice che il raggio, cioè la distanza tra la Terra e la Luna è pari a 56 volte il raggio della Terra. Ora, io mi sono andato a fare un conticino proprio da 2 lire. Andando su internet ho preso il numero più preciso sul raggio della Terra. Il raggio medio della Terra è 6.700 rotti chilometri, chiunque lo può andare a trovare. L'ho moltiplicato per 56 e viene fuori 357.000 e non so, 200 chilometri, non ricordo il numero esatto. L'effettiva distanza tra la Terra e la Luna nel punto più vicino al perigeo è 356.700, mi pare. Cioè, ha sbagliato di un per mille. E voglio dire, c'era una scienza antica che era molto più valida di quanto noi le possiamo attribuire. Ancora adesso si pensa che gli antichi pensassero che la Terra era piatta, ma manco per niente. Esatto. Già gli antichi sapevano benissimo che la Terra era tonda. Magari qualcuno pensava che la Terra, anzi molti pensavano che la Terra girava, cioè il Sole girava attorno alla Terra, perché lo vedono spuntare a Oriente, sì, sì. Poi tramonta a Occidente, il Sole che fa il giro così. Però creava una serie di problemi. Lo stesso dipende quale linea uno segue, è vero, perché si arriva a Copernico per spiegarlo scientificamente il discorso del Sole, però poi se uno legge i libri di Enoch già parla della rotondità della Terra, sì, che vede dall'alto. Quello che noi in genere non si studia a scuola, non lo sapevo anche io, perché e l'ho letto proprio in quell'occasione, sempre in quel libretto prezioso Il volto della Luna, che è stato tradotto in italiano un po' di anni fa, Plutarco a un certo punto dice: c'è la teoria di un certo Aristarco secondo il quale è la Terra che gira attorno al Sole. Il Sole sta fermo e gli altri girano attorno. E a un certo punto poi si mette a fare una questione sul fatto della forza di gravità, che dice che sulla Terra noi siamo attratti verso il centro della Terra, ma sicuramente sulla Luna probabilmente sarà la Luna che attrae i corpi che le stanno vicini, e fa tutta una serie di discorsi che sono assolutamente incredibili. Cioè, avevano capito tutto questi qui, molti a quell'epoca già giravano. Invece però i dati relativi a Ogigia li trovo molto interessanti, li ho sviluppati molto proprio in quest'ultimo libro, in questo appunto Segreti di Omero nel Baltico, perché dice anche che dopo Ogigia, cioè dopo le isole Faroer, che stanno in mezzo all'Atlantico, poi questo l'ho visto dopo, praticamente ci sono altre isole, e praticamente ci sono altre 3 isole equidistanti da Ogigia ed equidistanti tra loro, dopodiché si arriva al grande continente che circonda l'oceano dall'altra parte del mare. E poi si mette a dire che c'era un cartaginese. Sappiamo che i cartaginesi erano fenici e sapevano navigavano dappertutto, il quale gli aveva detto che, molto misteriosamente, aveva detto che al di là del mare ci andavano degli elleni, dei greci, che anzi gli avevano fatto una postazione lì. E dalla descrizione che lui fa di questo luogo, praticamente che c'è un grande golfo che sta alla stessa latitudine dell'imbocco del Mar Caspio, una cosa del genere, praticamente lui dice una cosa, cioè lui fa una descrizione del Golfo del San Lorenzo dicendo che lì c'erano dei greci che stavano lì o che forse erano stati lì in passato. Anche perché se uno va a vedere l'imbocco del San Lorenzo, del fiume del Golfo del San Lorenzo, è alla stessa latitudine del punto in cui il fiume Volga sbocca nel Caspio. Cioè corrisponde esattamente a 47 gradi di latitudine. E poi parla anche di Ercole, che in tempi remoti era stato in quel posto, e da lì infatti ho ricostruito tutta una situazione che in effetti sta negli ultimi capitoli del libro, che è più congetturale, ma che fa vedere come in tempi remoti, molto più antichi degli stessi poemi omerici, cioè del mondo di Omero, c'era stato, e qui torniamo alla civiltà megalitica, una civiltà mondiale che, basata sulla navigazione,
scorrazzava di qua e là per i mari, approfittando di un clima che, essendo migliore di quello attuale, praticamente consentiva questi passaggi. Addirittura l'oceano Artico non era navigabile, non c'era il ghiaccio, perciò passando da su si andava dall'Atlantico al Pacifico, si poteva girare, e questo spiega com'è che ci sono megaliti simili dappertutto, folklore, racconti, leggende, storie, storie sulle Pleiadi, che vanno dall'Australia al Giappone, alle isole Hawaii, che in questa ricerca sono particolarmente interessanti, ma questo lo lascio a chi legge quando arriva alla fine, perché nelle isole Hawaii troviamo anche racconti che ricordano moltissimo l'Ilia dell'Odissea, e i primi esploratori trovarono uomini bianchi. De Bougainville, quello delle Bougainville che noi conosciamo perché lui che le importò dai tropici, racconta che c'erano uomini bianchi a Tahiti la prima volta che incontra gli hawaiani. Voglio dire, abbiamo insomma un mondo che risulta molto più globalizzato di quello di adesso, di cui il mondo di Omero era già una derivazione successiva. C'era un mondo precedente, nei tempi di Ercole o Eracle, che era addirittura risaliva probabilmente all'età megalitica di millenni prima della stessa guerra di Troia. Comunque, continuiamo con le domande, perché è molto interessante discutere di queste cose. No, ma è anche affascinante ascoltarti. Infatti io, per i pochi che vi consiglio veramente di farlo, andatevi a prendere il primo libro e poi pure il secondo, dell'Omero nel Baltico e dei segreti, perché appunto il lavoro di Felice, avete capito, fatto di intuizioni, di ricerche, di conferme geografiche, neanche, ecco, ancora non ci ha neanche accennato alle conferme dei toponimi, dei nomi, dei posti che si ritrovano, si adattano perfettamente, eccetera. Quindi prendiamolo, questo lo faccio io per adesso, prendo per dato tutto quello che tu ci hai raccontato. Adesso faccio vedere una piccola mappa, che è invece quella della storia omerica come ce l'hanno sempre raccontata, quindi che si svolge in Grecia, no? Perché, insomma, comunque nel Mediterraneo, perché ho un po' di domande. E poi, ecco, vedevo che ce ne sono anche dai nostri amici, Vediamone un attimo una. Allora, Ingegner Vinci, aspetta, te ne leggo una ancora prima delle mie, va? Dopo c'ho le mie, però. Ingegner Vinci, volevo chiederle, in ascolto alle critiche di Spedicato, che non so chi sia onestamente, ai suoi libri, la motivazione per cui nelle due opere omeriche pare che mai troiani e greci non si adoperassero di interpreti. Onestamente te la leggo così senza neanche averla letta prima, ma non è che l'ho capita molto. Non so se tu hai capito qualcosa di più. Sì, io qualcosa credo di averla capita. Prima di tutto, il professore Emilio Spedicato è stato uno dei miei primi sostenitori. Non scusa, so se la domanda risulta scomoda, possiamo, cioè, perdonami se la domanda l'ho letta mentre te la proponevo. No, va bene. Emilio, addirittura quando, diciamo, ancora ai primordi del primissimo libro, perché prima di questo è I segreti di Omero nel Baltico, in precedenza c'è stato Omero nel Baltico, in precedenza c'era Homericus Nuncius, avevo messo un titolo in latino che poi l'editore mi ha fatto capire che non era che potesse aiutare molto la diffusione del libro, e sottotitolo Il mondo di Omero nel Baltico, e questo risale addirittura al 93. Ecco. Spedicato fu il primo in assoluto che mi invitò a un convegno all'Università di Bergamo, di cui lui era uno dei massimi rappresentanti, a presentare questa teoria nuovissima, assolutamente in quell'epoca mi dicevano che era una provocazione, ma io non intendevo provocare nessuno. Riguardo al fatto che Achei e Troiani, ecco, parlassero la stessa lingua, io, e questo lo dico proprio adesso in questo libro, cioè, voi sapete che alla fine dell'Iliade e dell'Odissea, le edizioni date per, diciamo, per i testi, come testi accademici, c'è un indice analitico con tutti i nomi che si trovano nel libro. Allora, c'è tutto un elenco nella Iliade, per esempio, della Calzecchi Onesti, la quale tra l'altro mi fece l'onore di farmi la prefazione al libro precedente, perché lei ci credeva moltissimo in questa cosa, come ci hanno creduto poi in tanti professori. Praticamente, se voi andate a vedere i nomi degli eroi achei, cominciando dalla A, perché poi in ordine alfabetico,
Alastore, adesso se non ce l'ho qui adesso l'idea in questo momento, vi posso dire che ci sono almeno 40, forse di più, nomi di eroi achei che sono perfettamente omonimi di eroi troiani. Perché Omero è precisissimo, lui racconta quando in queste battaglie lui ogni eroe gli dà il nome e poi il patronimico, che ne so, Achille Pelide, che vuol dire Achille figlio di Peleo, Menelao Atride, che vuol dire Menelao figlio di Atreo. A quell'epoca si usava, come si usava nel nord fino a poco tempo fa, invece del cognome si diceva figlio di. A Roma si dice figlio di qualche altra cosa, ma lasciamo perdere. Comunque... Allora, vedo che consentite questa sciocchezza. Ma sì, allora, ma sì. Qua siamo veramente è una community di è una famigliola. Siamo ai 140 quasi. Capiamo allora benissimo in effetti che i troiani e gli achei parlavano la stessa lingua, cioè in tutto attorno al Baltico, evidentemente almeno in buona parte del Baltico si parlava una lingua ovviamente sicuramente con vari dialetti, no? Per esempio, si sa che in America Meridionale un colombiano, un cileno, un venezuelano, un messicano non è che parlano lo stesso spagnolo. Assolutamente. Si capiscono benissimo, ma da noi un veneto e un siciliano si incontrano, parlano tutti e due italiano, però sanno bene che uno è siciliano e l'altro che è veneto. Così sicuramente ci saranno stati vari dialetti, però la lingua dei troiani e quella degli achei era la stessa, anche perché c'erano continue battaglie scaramucce, spesso tra confinanti, per cui praticamente vari popoli citati da Omero, che nei racconti sempre dell'Iliade avevano combattuto tra loro gli uni con gli altri, poi sono alleati per andare a combattere contro i troiani. Per cui i troiani non è che erano un popolo differente, c'erano tanti tribù, per così dire, erano gruppi di tribù che stavano tutti attorno lì e più o meno parlavano in buona parte la stessa lingua, ma per esempio anche tra gli alleati dei troiani Omero dice che c'era gente che parlava lingue diverse, perciò non è detto che poi fossero tutti della stessa lingua, ma i troiani in particolare parlavano la stessa lingua degli achei, cioè che doveva essere un antico dialetto che poi è diventato e che poi quando è stato trasposto nel Mediterraneo il cosiddetto dialetto ionico, è il dialetto molto simile poi a quello che si parlava nell'antica Atene, perché anche il greco che si studia a scuola è il greco che si parlava ad Atene nel quinto o quarto secolo avanti Cristo. In realtà avanti e poi tutte città distinte l'una dall'altra, anche l'Italia quando si è riunificata non è che un napoletano parlasse come un umbro o come appunto un veneto. Per cui c'erano tante differenze, però troiani e achei si capivano benissimo, infatti spesso si mandano a quel paese anche nei loro duelli verbali e si capisce che non c'è bisogno di un interprete, parlano tutti la stessa lingua, perché sono praticamente sono tante tribù della stessa stirpe che poi tra l'altro i loro antenati poi spesso si mescolano anche nelle genealogie che hanno, magari c'era un antenato di un re di una parte che era praticamente antenato anche del re dell'altra, per cui è tutto un melting pot. Poi continuamente facevano guerre, scaramucce, lì il problema è stato veramente, anche questo l'ho approfondito molto, il fatto che Paride ha rapito Elena, e anche se adesso si tende a dire che la causa della guerra fu fatto economico perché c'erano quelli dardanelli che dovevano controllare l'accesso, gli facevano pagare il pedaggio, cose del genere, in realtà si capisce chiaramente che in effetti la guerra è stata scatenata proprio dal ratto di Elena, tant'è vero che anche nel mondo medievale dei vichinghi e anche nel mondo celtico il ratto di una regina era considerato un casus belli. Voi provate a immaginare se nel Medioevo il figlio dello zar da Mosca arrivava a Londra, si portava con sé la regina d'Inghilterra a Mosca, se era un casus belli oppure non lo era. Era chiaramente una delle ragioni per cui alla fine finivano poi per litigare, per attuffarsi. In quel caso poi c'è un'ulteriore ragione che non viene detta nell'Iliade, ma che traspare. Priamo era considerato un re molto ricco, perciò molti di quelle flotte achee che andarono a combattere a Troia volevano fare un buon bottino e razziare un po'
di cose, tant'è vero che anche il luogo che io ho trovato per Troia, che si identifica molto bene sulla carta, un paesino della Finlandia, si riesce addirittura ad arrivare quasi proprio alla con precisione al chilometro, praticamente è una zona che si trova vicino a delle miniere di rame, che esatto. A quell'epoca erano una... Le miniere di rame erano una risorsa enorme, perché il rame serviva per fare il bronzo, cioè per fare le armi, cioè era un metallo strategico. Per questo la miniera di rame era importante, e probabilmente la ricchezza di Priamo dipendeva proprio da questo. Ma comunque, diciamo, tutte le considerazioni accessorie che faccio, poi chi si legge il libro dei segreti di Omero nel Baltico troverà varie chicche. Tutte però, tengo a precisare, non mi sono inventato niente. È tutto riportato o nell'Iliade o nell'Odissea o nei testi che antichi o moderni che parlano di Iliade o Odissea. Io ho assemblato e poi unito i puntini, come dice anche Davide spesso, per trovare, diciamo, una sagoma che consenta di arrivare a una ricostruzione. Una ricostruzione però del tutto logica, anche se apparentemente potrebbe sembrare strana, perché dice, ma come, questi hanno spostato il mondo di Omero da qua a là? No, l'ho spostato per delle buone ragioni, chiaramente. Assolutamente, mi ha toccato al cuore questa cosa, Felice, che sai che io dico unire i puntini vuol dire che ogni tanto mi segui, questa cosa mi lusinga, non sai quale. L'ho notata nei nostri precedenti discorsi. Allora, no, beh, fa piacere, però ecco, invece io vi invito veramente a, stavo facendo vedere la mappa, appunto, quello che ci hanno, scusate che ho usato in realtà per velocizzare, insomma, altre slide, però torno un attimo qui, quello che ci hanno sempre insegnato a scuola è questo, che il tutto si svolge nel Mediterraneo, in Grecia, e appunto, per quanto Felice ce lo possa spiegare, ovviamente se leggete il libro troverete tutte le conferme che ha trovato Felice del fatto che invece tutto questo si svolge altrove, e cioè in tutte le zone nordiche. Esatto. Ora però torniamo del Baltico, torniamo un attimo qua, perché volevo fare delle domande a Felice, che in realtà gli stavo dicendo poco prima che cominciassimo, che sono mie curiosità, spero che interesseranno, siccome conosco un po', so i discorsi che facciamo qua sul canale, so anche un po' quello che interessa a chi ci segue, no? Ti stavo dicendo una cosa prima, e tu hai detto già, in realtà hai aperto quella parte del discorso quando dicevi io ho riletto, per esempio, ecco, un po' sono lavori diversi, ma volendo associare un po' il tipo di lavoro di ricerca, la capacità anche di avere la mente lucida e fresca rispetto a certi concetti, una cosa che a me piace particolarmente di Felice, che lo avete visto fino a un secondo fa mentre parlava, conserva proprio la gioia della ricerca, della scoperta, e si vede, cioè condivide con entusiasmo quello che è il frutto del lavoro, il che rende anche, no, appunto, affascinante ascoltarlo. Però appunto con un tipo di mentalità di questo tipo, guardando l'abbigliamento, guardando la geografia, guardando tante cose, ha trovato cose che non tornavano, in un certo senso appunto ha ricodificato, ha dato una nuova codifica della scrittura omerica. Mauro Biglino, so che tantissimi qua lo conosceranno, ha fatto in un certo senso un lavoro simile, dando un'altra prospettiva della Bibbia. Parlavo prima con l'ingegnere Felice del fatto che c'è per esempio De Benedetti, che purtroppo io ci ho parlato una volta per telefono qualche anno fa, poi purtroppo quest'anno, se non, no, nel 2020 purtroppo è venuto a mancare, che aveva fatto lo stesso lavoro, magari ne parleremo in un prossimo video, purtroppo, ecco, senza di lui, ma vi racconterò un po' anche quella parte perché è interessantissima. De Benedetti ha preso la Divina Commedia e l'ha riletta dandone completamente un altro significato, molto più letterale, quasi come ha fatto Mauro Biglino. Insomma, la mia domanda per Felice, che non è appunto sugli altri testi, era ancora più generica. Si parla a volte del fatto che ogni testo abbia quattro letture, non ricordo onestamente dove, ho sentito anche di recente ricordare questa cosa, per cui una prima lettura base, quindi l'Omero o la Bibbia, possiamo leggere a un bambino come una favoletta, come una storiella, oppure c'è la seconda lettura, quello di qualcuno con già una mente più che va soddisfatta meglio del bambino, che quindi cerca dei significati, una linea morale, prova a dare questo tipo di lettura al testo.
Poi c'è invece lo studioso che, ecco, nel caso per esempio il lavoro che ha fatto Felice, che si è messo lì e ha voluto approfondire e capire il testo, e quindi ecco, nel caso di Felice Vinci ha trovato completamente una lettura, secondo me e tanti altri, più coerenti. Felice neanche lo ha ricordato, ma il libro di Omero nel Baltico è diventato materia di testo, ora non mi sfugge in quale università, però addirittura lo stanno, appunto, come ha detto lui, è diventata materia che sta diventando sempre più scientifica. Tutte le tesi hanno un loro corso finché vengono poi accettate. Bard College di New York, l'edizione americana, è stata adottata come libro di testo per qualche anno. Bard College di New York. Per dire, quindi insomma siamo orgogliosi invece che poi arriva anche sul nostro piccolo canale tutto ciò in prima persona, quindi mi inorgoglisce personalmente, però appunto siamo di fronte a una di quelle parti di cui parliamo sempre, quando parliamo del voler o cercare di riscrivere la storia, ecco, Felice secondo me proprio lo ha fatto, insomma, non solo secondo me, ecco. Però partiamo da quella che era la storia, appunto dicevamo che Omero, Felice ci raccontava, forse lo vede in due persone, due mani diverse addirittura, per la storia ufficiale non è, non c'è l'ufficialità di un personaggio storico di Omero, e come diceva Felice, nella storia soprattutto dell'Odissea troviamo tante cose, come diceva anche nel video che ha fatto ieri con Gianluca, che appunto vedetelo così sarà da compendio a quello che stiamo dicendo qua oggi, ci sono figure, cose, figure e avvenimenti e situazioni irreali, impossibili, però per esempio ecco, lo conoscono tutti, quindi lo so, quelli che ci seguono, Felice, so che lo conosci bene anche tu, il lavoro di Mauro Biglino è sostenere, e in realtà Zaccaria Sitchin, ma anche io sostengo la stessa tesi, so che Felice non è insomma uno di quelli che studia l'ufologia, appunto studia tanti altri temi, non è appassionato a quella materia là, però dicevo, citavo solo Biglino per dire, tanti studiosi ormai, piuttosto che considerare la divinità come Gesù, Dio seduto sulla nuvoletta, un signore con la barba lunga, ecco, quando nelle antiche culture vedono le varie divinità, da Shiva a Yahweh, alcuni le interpretano come entità, comunque qualche creatura, diciamo così, se non extraterrestre, diversa dall'essere umano. Nell'Odissea troviamo giganti, troviamo sirene, troviamo mostri marini. Io poco prima di iniziare, ecco, infatti è una delle domande, adesso rilascio la parola a Felice, era proprio questa. Esistono queste cose però, Felice, in una marea di racconti. Per esempio, ti ricordi, ti dicevo prima di iniziare, la mappa Mercatore, che ora non ricordo quanto è vecchia, se volete il dato preciso ora ve lo cerco, ma è una mappa molto antica in cui appunto c'è disegnata, ovviamente in 2D, quindi in maniera piana, su una rappresentazione di quello che è una sfera, però è disegnata una parte di questo pianeta e ci sono collocati in alcuni luoghi mostri marini, sirene, quant'altro, eccetera. Per esempio, ecco, ti rilascio la palla partendo da qua. Vediamo qui che è la storia che studiamo a scuola, no? Quindi questo è, vedete che è numerato proprio 1, 2, 3, i vari viaggi di Ulisse. E io mi sono segnato due cosine, per esempio... Ulisse, anzi scusa Felice, abbi pazienza, ti leggo quest'ultimo pezzetto. Ulisse parte da Troia, che abbiamo capito appunto che si trova nel Baltico, ma qui lo vediamo in Grecia. Va in un popolo che sono i Ciconi, poi va in, qui siamo al 3, i Lotofagi, che qui sembrano essere in Africa, poi va dai Lestrigoni, che sono in Corsica, poi va nel punto 6, in Toscana sostanzialmente, dove c'è il Circeo, per la questione della maga Circe. Se, e appunto, più leggiamo e più ascoltiamo e più capiamo che l'ipotesi di Felice prende piede, quindi tutto ciò molto probabilmente si è svolto molto prima e nei luoghi baltici. Quindi, per esempio, dove sono collocati, Felice? Hai trovato indicazioni, per esempio, chi erano questi Lestrigoni o perché si parla dei ciclopi e se non erano in Sicilia, come qua indicato, vedete che c'è pure il gigante qua sopra la Sicilia, dove era quest'isola dei ciclopi? Poi ci avrei addirittura qua un approfondimento in più, c'ho un grande amico Paolo che è un esoterista oltre che un pittore di fama internazionale e parlava della differenza che c'è tra giganti e ciclopi. Lui colloca, secondo la Madame Blavatsky,
i giganti come un qualcosa di molto più vicino a noi del periodo biblico, e invece i ciclopi come qualcosa di lemuriano di milioni di anni fa. Ma io lì mi fermo, la mia competenza finisce là. Era appunto la curiosità di averti qua e sentire cosa ne pensi su cose che ancora devono trovare le risposte. Insomma, per cui ecco, come secondo te mito, fantasia, realtà, come si, ecco, scusa, chiudo le ultime parentesi che avevo fatto all'inizio. Quindi le varie letture di un libro, c'è l'ultima, quarta lettura, quella che va dopo quella dello studioso, quella dell'iniziato, la lettura esoterica, la lettura magari, ecco, dell'iniziato massone o quant'altro, che ha una chiave per poter leggere, quindi capire il testo in tutt'altro modo. Magari siamo arrivati che Felice Vinci ha interpretato nella maniera corretta quello che era la parte omerica, Biglino ha dato una lettura più corretta, se non perfettamente corretta, di quello che era la Bibbia. De Benedetti, che vi invito a vedere le conferenze che si trovano online, ha scoperto qualcosa di particolare sulla Divina Commedia? Non lo so, rispondi, non dire sparso, ho fatto un calderone, ma cosa ne pensi tu? Allora, prima di tutto, io non ho nessuna pretesa di dare letture del quarto tipo, mi basta arrivare al terzo, cioè, perché dando letture esoteriche si rischia di finire neanche nell'immaginazione pura, sì, nelle interpretazioni, sì. Sì, ecco, infatti per esempio c'è proprio un classico esempio di interpretazioni di questo tipo che io mi sono permesso di, come dire, di decodificare in una maniera molto più semplice. Cioè, spesso, questo proprio fa parte proprio del nuovo libro, l'ho, diciamo, meglio precisato nei Segreti di Omero nel Baltico. Spesso nell'Iliade si parla del matrimonio tra un porcaro, un bovaro, una persona qualsiasi, con una ninfa naiade. E infatti ho letto delle interpretazioni straordinarie, anche di accademici, non di esoteristi. La ierogamia sacra, il sacro matrimonio tra la terra e il cielo, la terra rappresentata dal bovaro o dal porcaro, il cielo che è rappresentato dalla ninfa naiade, che è una entità appunto soprannaturale, e allora Omero ricama su questa cosa. Io mi sono permesso di andare a esaminare tutti i passi dell'Iliade in cui si parla di questo rapporto che c'è tra la ninfa naiade e il porcaro o il bovaro. Sono tutti passi in cui si parla, e allora bisogna fare una premessa. Nei duelli di cui parla l'Iliade, ogni volta che cade un eroe, Omero gli fa una specie di epitaffio. Dice chi erano i genitori, se aveva fatto qualcosa di importante o altro. Insomma, gli fa proprio una piccola dedica. Non si limita a raccontare come nei film western, quello tira fuori la pistola dalla fondina, quell'altro lo fredda con un colpo in testa, no. Dice, quello era così, quello era colì, quello era il figlio della, che ne so, della locandiera di quel tal posto, cose del genere. Allora, questi matrimoni strani tra la ninfa, questo è solo per fare un esempio di come si passa dal terzo al quarto livello, tra la ninfa naiade e il porcaro o il bovaro, vengono dal fatto che in tre o quattro casi dell'Iliade, perché nell'Odissea non si parla di questo in realtà, la ninfa naiade c'entra per altre cose, c'entra anche per vedere questi aspetti esoterici al solito. Allora, c'è il fatto che, che ne so, l'eroe troiano, chiamato, non so, adesso non ricordo il nome, cade ucciso da Iace, lui era figlio del bovaro X e della ninfa naiade Y. Io dico, ma com'è possibile che chi è sta ninfa naiade? Per poi Omero è molto pratico, e il poeta dell'Iliade e quello dell'Odissea spesso sono molto, come noi diremmo, a pasta e fagioli,
cioè non vanno a fare cose così. Faccio una piccola parentesi, c'è stato un grande studioso inglese, Stuart Pigott, che ha paragonato l'epopea omerica all'epopea del West. I personaggi di Omero somigliano molto, non nelle traduzioni che sono tutte molto, come dire, raffinate e piene di grandi aspetti culturali e paraculturali. Se uno li legge in greco, sono proprio delle memorie simili a quelle che noi vediamo nei film di John Ford. Aiace, che difende le navi achee dall'attacco dei troiani, ricorda, che ne so, John Wayne nei panni di Davy Crockett a Fort Alamo, che si difende disperatamente finché non gli saltano più addosso. Voglio dire, è molto epico e non c'è nulla di questo genere. E allora sto matrimonio sacro del cielo con la terra, della ninfa Naiade col porcaro, non mi suonava. Allora sono andato a vedere in greco ninfa Naiade, si dice ninfe neis, ma la parola, diciamo che molte di queste interpretazioni vengono dalle interpretazioni date dagli studiosi greci del terzo secolo avanti Cristo, quarto, terzo secolo avanti Cristo, delle varie scuole di Alessandria, di Pergamo, eccetera, che hanno dato le loro interpretazioni, da cui in genere ci si dissocia molto poco. I moderni li prendono per buone dicendo, beh, dato che quelli erano greci che parlavano di un mito greco, ne sanno più di noi. Il che, nel momento in cui noi collochiamo Omero in un mondo molto più antico, lontano, distante, nella prima età del bronzo del nord, è chiaro che non vale più questa equazione, perché questi qua, che nel terzo secolo avanti Cristo andavano a fare le pulci a Omero, ne sapevano quanto noi, cioè non avevano capito nulla, secondo me. Allora, vediamo la ninfe Neis. Ninfe in greco può significare sì ninfa, ma significa soprattutto moglie, sposa, signora. Spesso viene usato proprio da Omero con questa parola. Ninfe vuol dire la signora Penelope. Talvolta Penelope è chiamata ninfe file, cioè cara signora, per dire. Spesso significa sposa. Infatti al maschile, che è ninfios, vuol dire lo sposo. Lo sposo. Al femminile fa ninfe, già così sta ninfa Naiade perde un pochino del suo aspetto celeste. Neis in greco significa, come il latino novus, nuovo, cioè o inesperto, nuovo, recente. Pensiamo allo spagnolo novia, la novia, l'avete ricordato? È una vecchia canzone. La novia vuol dire la giovane sposa. Insomma, ninfe Neis vuol dire la giovane sposa. Infatti, nell'Odissea, a un certo punto si dice che Penelope, quando era una giovane sposa, ninfen neenna, al caso accusativo, aveva Telemaco in braccio, che era neonato quando Ulisse se ne partì per la guerra, e dopo 20 anni, al ritorno di Ulisse, era già un uomo, Telemaco, che stava all'assemblea. Lì non si poteva dire che Penelope era una ninfa Naiade, perché Penelope era la moglie di Ulisse, non era una ninfa Naiade. Malgrado questa cosa evidentissima, hanno continuato a pensare al matrimonio sacro del porcaro con la ninfa Naiade, quando invece era il porcaro con la giovane sposa. Cioè, quel vuol dire che l'eroe caduto, figlio del porcaro della giovane sposa, era il primogenito, era il figlio dell'amore, del primo impulso. Questo dà a quella morte di quel poveretto un'area di drammaticità maggiore, di tragicità, la tragedia di una madre che vede, che sa che il proprio figlio primogenito è caduto, è morto. Questa idea poi, che era in Omero chiaramente, come appare da tante cose, è stata, come dire, portata dal mito, dal mondo della realtà, che era quello di Omero, come dire, pasta e fagioli oppure pane e polenta, è stata portata all'esoterismo, al matrimonio sacro, alla ierogamia sacra del porcaro con la ninfa Naiade, del matrimonio tra il cielo e la terra, che non sta né in cielo né in terra. Io trovo... Sono d'accordo con te. Voglio dire, hai capito com'è? Sì. Così, proprio sulla ninfa Naiade si parla, che le ninfa Naiade, dice nell'Odissea, tessono dei mantelli, eccetera. C'è stato uno studioso neoplatonico del terzo secolo dopo Cristo, Porfirio, che ha tirato fuori un antro delle ninfe, in cui si parla appunto che le ninfe sono, diciamo, i creatori dell'essere umano. I mantelli sono i corpi che si attaccano alle ossa, che creano gli uomini, tutto molto esoterico. In realtà, fantasioso, queste ninfe Naiade, di cos'erano? Erano le signore di Itaca, le spose di Itaca,
che si vedevano in una grotta e su dei telai tessevano dei mantelli, cioè c'era una specie di, diciamo, di piccola industria di abbigliamento di tipo artigianale. Esatto, infatti sì. Questi mantelli poi li troviamo sempre addosso a Ulisse e a Telemaco, che se li fabbricavano a casa, le loro signore passavano il tempo libero tessendo. Perciò la ninfa Naia, che qui non c'entra, anzi, qui poi è arrivata con Porfirio, è arrivata al super esoterismo. Io tendo, non so, mi sembra quelle grandi mongolfiere che uno poi con un ago di un pochino di cervello fa puffete e tutta la mongolfiera si sgonfia e casca per terra. Per cui, ecco, io preferisco arrivare al terzo livello senza arrivare al quarto, perché già e ci sono anche altri casi che ho fatto, anche chiunque leggerà questo libro, che appunto I segreti di Omero il Baltico, vedrà che varie cose, più o meno, per esempio la tomba della regina delle Amazzoni davanti a Troia, che invece facendo un'analisi del nome di questa regina delle Amazzoni si scopre che non era la regina delle Amazzoni, ma che quello era il luogo dove c'erano dei cespugli di rovi, di more, e si capisce che la povera regina delle Amazzoni nell'interpretazione che poi è stata data dai greci era la regina delle Amazzoni, ma in realtà era un luogo davanti a Troia di una collina in cui c'erano i cespugli di rovi che ondeggiavano al vento. Perciò vedete come io al quarto livello non ci voglio arrivare, spesso mi accorgo che in effetti ci sono arrivati in maniera assolutamente, come dire, incongrua, per così dire. A volte, esatto, ci arrivano quelli che ci vogliono arrivare per forza. E appunto, noi possiamo dare un'interpretazione esoterica pure, che ne so, pure a questa discussione che stiamo facendo io e te. Ecco, per cui praticamente possiamo essere, il Padre e lo Spirito Santo che discutono, che so, dei massimi sistemi. Invece stiamo parlando semplicemente di un antico libro di tanto tempo fa che ha dato luogo a tante interpretazioni, spesso, e diciamo, dato che non si capiva bene di che si parlava, l'hanno gonfiate fino a farle diventare qualcosa che deborda completamente da qualsiasi logica. Per cui, per esempio, anche Achille invulnerabile, il cavallo di legno, 10 anni della guerra di Troia, sono delle cose che poi, riportata alla realtà proprio semplice della vita, si accorge che praticamente sono state molto gonfiate da ipotesi e supposizioni che hanno portato poi a stravolgere completamente il messaggio originario. Questo è il punto. Allora, su Achille, per esempio, è la parte un po' più famosa della storia, no? È vero, come dicevi tu in più occasioni, ovvio, uno parla di cose, cioè se stiamo cercando di comprendere che sono avvenimenti realmente accaduti, pensare all'uomo invincibile non è possibile, ovviamente. Mi ricordo pochissimi passi io della storia così precisamente, però due cose che mi avevano colpito. Per esempio, in un momento, forse proprio, non lo so, chi è che prende il posto, si camuffa da Achille in battaglia per motivare i soldati. È Patroclo che si camuffa. Patroclo, ok, mi sfuggiva. E quindi però, diciamo, io cercavo di comprendere la figura di Achille, no? Quindi un altro, diciamo, un essere umano normale, con poteri e forza mortale normale, può travestirsi da Achille e le persone ci cascano, diciamo così. Però l'altra storia, quando lui torna, invece nessuno riesce a tendere il famoso e potente arco di Achille, se prendiamo per buono tutto, allora era dotato, cioè seppur fisicamente umano, era dotato di una forza particolare. Cioè, questo potremmo ricavare dai dati, dalla storia, dal racconto, dico. Sì. E diciamo, ecco, questo è interessante per un'altra ragione, perché in realtà questo è l'arco di Ulisse, no? Che nella gara finale di tiro con l'arco. Ah, scusami, sì, Ulisse, va bene, perdonami. Cambia poco, la logica è sempre la in realtà stessa. Sì, pensavo più all'esistenza di questi personaggi, ho confuso anche qua, ecco, ma io ammetto l'ignoranza, non ho mai fatto studi classici. L'arco di Ulisse, che nessuno riesce a tendere tranne lui, c'è un illustre precedente nel mondo nordico, perché l'eroe Sigfrido, o Sigurd nella mitologia nordica, o Siegfried, praticamente ha un arco che può tendere soltanto lui. Per cui abbiamo come delle memorie di un archetipo comune, cioè il supereroe che tende l'arco, lui solo, e che nessun altro è in grado di fare quello che fa lui. Ma questo perché già l'Odissea
è un po' ideologizzata, e il personaggio di Ulisse viene, come dire, reso in modo che è poco realistico. Anche lì ho provato a grattare la vernice e sono venute fuori delle cose molto interessanti, e infatti chi leggerà il libro troverà un'interpretazione della figura di Ulisse che è molto poco convenzionale, perché comunque, allora, il poeta dell'Odissea tende a, diciamo, a creare una dimensione romanzesca, anche se spesso è accuratissimo proprio nella descrizione geografica. Anzi, poi vi dirò una cosa a proposito di quello che hai detto prima sulla collocazione nel Mediterraneo oppure nei mari nordici. Il poeta dell'Iliade invece è una persona molto più pratica. Il poeta dell'Iliade, secondo me, se fosse vissuto adesso, non avrebbe fatto il poeta, avrebbe fatto dei film molto realistici. La persona che mi fa somigliare di più al poeta dell'Iliade è Steven Spielberg. Per esempio, il film Salvate il soldato Ryan, con la battaglia iniziale, lo sbarco iniziale, è l'equivalente dell'Iliade, con la sua crudezza, con la sua durezza. Se invece uno Spielberg fosse vissuto 3 o 4 mila anni fa, probabilmente poteva fare, certo, non avendo una macchina da presa a disposizione, avrebbe fatto il poeta epico e avrebbe descritto in esametri quello che ha descritto Omero. Cioè, ogni epoca ha i suoi geni che si esprimono con i mezzi che hanno, perché finché la macchina presa non è stata inventata, non è che si poteva fare il film. Per cui io credo che ci sia una cosa di questo tipo. Quanto al poeta dell'Odissea, invece, tende già a buttarla sul romanzesco, e per cui lui a sua volta prende degli archetipi che probabilmente risalgono alla primitiva civiltà indoeuropea, praticamente che corrispondono poi, per esempio, al personaggio di Ulisse. Ci sono degli aspetti che hanno a che fare con Siegfried o Sigurd, e questo dell'arco è straordinario, perché è troppo precisa la corrispondenza. Ma tra l'altro anche nella mitologia indiana troviamo una gara con l'arco in uno dei poemi indiani che somiglia molto. Perciò abbiamo anche degli ricordi di archetipi comuni molto antichi, e probabilmente quella che fu una realtà iniziale molto pratica, di poeta in poeta, di passaggio in passaggio, di romanzo in romanzo, poi è diventato qualcosa di più staccato dal terreno e più suscettibile anche di essere interpretato anche lì in chiave esoterica oppure non realistica. Il poeta dell'Iliade, per fortuna, questa cosa ce l'ha molto meno, cioè è molto più attaccato alla realtà, per fortuna sua e nostra. Allora, Felici, vedo che c'erano anche tante domande, ne una la devo leggere perché c'è Danilo che scrive: scusate, ma Vinci è ingegnere, ma il conduttore, tra virgolette, che competenze ha? Allora, io da conduttore ho la patente B, però a parte quello, appunto, come ho appena, in realtà vorrei chiedere a tutti i conduttori che competenze hanno. Il conduttore fa le domande, se ci aveva competenze parlava lui, per cui siamo qui ad ascoltare, in questo caso io faccio poco più della parte dell'ascoltatore, appunto, se non fare qualche domanda. E poi ho appena, oltre ad aver fatto una gaffa, appena ammesso, ma l'ho fatto tante volte, io non ho mai studiato il mondo classico. Chi conosce il canale sa gli interessi anche di quelli come me nello scrutare in queste storie. Infatti vediamo poi se ci sono altre domande. Una cosa mia che anche mi ero segnato per chiederti: c'è un luogo, se non sbaglio, appunto, è la Maga Circe che dice vai ad Averno, indicandolo come il regno dei morti. Sì. Ci dici qualcosa? Come viene descritto? Che cos'è? Ne hai trovato una collocazione fisica nel nord? Sì, anche qui nella nuova edizione ho spostato la collocazione che nella edizione precedente era forse un po' indaginosa. Forse anche la collocazione precedente poteva avere delle basi, come dire, storico-geografiche, ma la collocazione attuale mi soddisfa molto di più. Praticamente bisogna prima di tutto dire una cosa: le avventure di Ulisse sono in un teatro diverso dalla guerra di Troia. Mentre il mondo dell'Iliade è nel Mar Baltico, che è un mare quasi chiuso, per certi aspetti somiglia al Mediterraneo,
e poi attraverso degli stretti un po' più larghi di Gibilterra, invece, in vero, però diciamo comunque è un mare chiuso, o quasi chiuso, e comunque poi comunica con l'oceano. Invece le avventure di Ulisse sono tutte in questa mappa nella parte in alto a sinistra, cioè nell'oceano Atlantico, soprattutto poi sulla costa della Norvegia, dove infatti vedete Polifemo, le sirene. In realtà le sirene non so com'è che sono finite lì, che stanno, no, più o meno stanno da quelle parti. In effetti no, in questa cosa ci sta abbastanza. Stanno dalle parti delle isole Lofoten, delle isole norvegesi, che vedete appena appena dietro la S di sirene, praticamente. Questo. Ma anche qui, che cosa sono le sirene, per esempio? Facciamo un esempio. Ah, prima però volevo parlare un attimo di una mappa del genere, che però è una mappa reale, diciamo una mappa, diciamo, storica, e che si trova nel libro. Nel libro si trova una mappa di Adamo di Brema, che è un signore vissuto quasi 1000 anni fa. Nell'anno 1080, siamo in pieno Medioevo, questo signor Adamo di Brema scrive un testo, diciamo, di geografia della sua epoca, di geografia e storia della sua epoca, corredandola di una mappa della Scandinavia e dell'Atlantico e del Baltico, addirittura arrivando a metterci anche il Vinland, che sarebbe la costa americana, che da quell'epoca, nel 1080, era stata scoperta da poco, perché Erik il Rosso era arrivato attorno all'anno 1000 in America. E questa? E questa viene considerata la prima mappa importante del mondo, diciamo, del mondo nordico. In questa mappa, Adamo di Brema, e la troverete naturalmente riprodotta, perché sta l'originale danese, l'ho riprodotto e si trova nei segreti di Omero nel Baltico. Questa mappa della Scandinavia, troviamo i ciclopi e l'isola dei ciclopi sulle coste norvegesi. Ma io li avevo già piazzati sulle coste norvegesi prima di vedere la mappa, facendo tutti dei discorsi diversi, perché poi in pratica, come ho detto all'inizio, l'isola della Dea Calipso, che è il punto di arrivo delle avventure di Ulisse, prima che poi Ulisse se ne torni zattera verso la Scheria e la terra dei Feaci, e da lì poi viene accompagnato ad Itaca, sta in mezzo all'Atlantico. Perciò tutte le avventure di Ulisse non sono avventure baltiche, che è dentro un mare chiuso, ma tranne la prima, che presso i Ciconi, come tu dicevi, che si trovano vicini a Troia, sono anche citati nell'Iliade come alleati dei troiani, e infatti combattono con Ulisse. Dopo, Ulisse, da una strana tempesta che serve essenzialmente poi al poeta per voltare pagina, viene scaraventato in un mondo estraneo, che è il mondo dell'Atlantico, e lungo le coste della Norvegia si trovano tutti i riferimenti per collocarci geograficamente le avventure di Ulisse. Riferimenti che sono in genere geografici, ma in taluni casi anche memorie di miti, racconti, leggende. Per esempio, un'avventura similissima a quella che capita a Ulisse nella grotta del Ciclope, che poi il Ciclope viene accecato, lui poi scappa, eccetera, eccetera, si trova in una leggenda lappone, raccontata in un libro in cui si parla di leggende della Lapponia. Ma è così simile che chiaramente hanno una matrice comune. Ecco, però, e allora, se noi andiamo a mettere i puntini sulle varie località che uno riesce a decrittare, tranne all'inizio che per i lotofagi, che è la prima avventura, diciamo, oceanica di Ulisse, e poi ne possiamo parlare un attimo, se ti pare, chi erano i famosi lotofagi, perché poi che qui è molto romanzesco, di tutto, è più romanzesco. Però i luoghi sono probabilmente reali. Ora, appunto, uno riesce praticamente, unendo i puntini, a vedere che ci sono proprio, c'è tutta un passaggio che va dall'Atlantico, diciamo dalla parte verso la Scozia, verso le isole britanniche, si sale, si va verso est e nord-est, e poi si arriva, poi si seguono le coste della Scandinavia, cioè della Norvegia, per arrivare all'estremo nord. Ed è qui che sono riuscito a collocare tutti quanti i puntini, tenendo presente anche che
Nella mappa di Adamo di Brema si parla dell'isola dei ciclopi e dei ciclopi che stanno esattamente nel punto dove io l'avevo collocati. E anche qui, riguardo ai ciclopi, qui ci sono antiche leggende che ricordano questi uomini più o meno giganteschi e più o meno cattivi, malevoli e un po' stupidi poi. Cioè sono cattivi, cannibali, antropofagi e cretini, perché poi si fanno fregare dal furbo di turno, che poveretto è piccoletto, però intelligente e furbo, riesce a fregarli. Ecco, più o meno sempre alla stessa maniera, pure accecandoli pure. Per cui praticamente allora, però, nella zona individuata da Adamo di Brema e anche facendo dei ragionamenti nel mio libro, c'è una montagna chiamata Thorgarten, che è famosa per i turisti perché è una montagna che sta davanti al mare, in un'isola davanti al mare. I traghetti che fanno quei percorsi ci passano davanti. Questa montagna ha una caratteristica, è piuttosto, sì, non tanto alta, perché poi questi monti non sono molto alti, ma praticamente, dato che è poco spessa, per così dire, è forata, c'è un buco nella montagna che somiglia a un grande occhio, e se quando ci passa il sole dietro al tramonto, se uno la prende, ci sono delle fotografie bellissime su internet, le potete trovare, Thorgarten, e trovate, vediamo se la trovo. E trovate proprio la fotografia con col sole nel momento in cui passa dietro al buco e illumina praticamente questo buco di un colore rosso straordinario. E dato che Omero paragona i ciclopi a picchi di eccelsi monti, può essere che tra le ragioni che hanno fatto diventare famosi i ciclopi c'è il fatto che forse erano inizialmente delle montagne abitate da popoli selvaggi, probabilmente eccola lì, quella la vedi, l'ha detta subito, che eccola là, popoli selvaggi, selvatici, che poi nei racconti dei marinai, che poi andavano da quelle parti, voi sapete che i marinai tendono a ingigantire le cose, se pescano una sardina dopo un po' diventa una cernia, per cui molte cose del mondo dei viaggi di Ulisse si spiega con miti e racconti dei marinai, ma in parte sì e in parte anche con altre cose. Per esempio, i miti che io colloco più verso l'estremo nord della Norvegia sono spesso simili a racconti che si trovano nella mitologia indiana. Allora, dato che probabilmente gli indoeuropei hanno avuto un'origine comune e secondo alcuni venivano dall'estremo nord, si potrebbe anche ipotizzare una origine comune di questi miti e di questi popoli, allorché durante l'ottimo climatico, che con una temperatura superiore a quella attuale consentiva vegetazione e vita abbastanza, come dire, confortevole anche all'estremo nord, adesso invece è tutta una ghiacciaia in pratica, anche se si sta squagliando il ghiaccio e si sta scaldando, però in quei tempi remoti probabilmente c'era un'antica civiltà, ed è quello probabilmente l'origine del mondo indoeuropeo, così come è stata prefigurata da alcuni autori, in particolare il Tilak, un dotto bramino indiano, esaminando i Veda, gli inni vedici, si è accorto che seguiva una sequenza calendariale in cui c'era il sole di mezzanotte e le tenebre del solstizio d'inverno, che capitano esattamente proprio al di là del circolo polare artico, dove trova il sole di mezzanotte a capo nord. Certo. Però il sole di mezzanotte lo troviamo anche nell'isola di Circe, perché infatti quando Ulisse sbarca dice ai suoi compagni desolato: ragazzi, qua non sappiamo più dove il sole sorge e dove tramonta, e poi ci sono tutta una serie di accenni a fenomeni di questo tipo, per cui l'isola di Circe, quella vera, non il Circeo che sta qui vicino a Roma, era, diciamo, un'isola artica, che io poi in questa nuova edizione ho ricollocato in una bellissima isola che è una delle più grandi della Norvegia, che si trova appunto molto nell'estremo nord, in cui però il ciclo del sole così drammatico, che praticamente c'era un sole di mezzanotte durante l'estate e poi la notte perenne durante l'inverno, con tutta una serie di riti e di miti connessi, praticamente ha fatto sì che tutto questo mondo venisse idealizzato, poi nei racconti dei marinai venissero fuori delle favole, delle storie, delle vicende che erano assolutamente poi non più decrittabili, quando poi
queste storie romanzesche sono state trasferite nel Mediterraneo, dove il sole di mezzanotte ce lo sogniamo, non esiste. Così come nella più lunga battaglia dell'Iliade, gli studiosi finora non ci si sono raccapezzati, perché c'è una battaglia che dura per 2 giorni e la notte è interposta senza interrompersi. Ora, tutte le battaglie della storia, fino a quando non hanno inventato i visori a infrarossi e Bengala, si sono combattute di giorno. Per cui l'idea che si potesse combattere di notte era strana, invece c'è una battaglia dell'Iliade che si dimostra che è durata per 2 giorni e senza interruzione notturna, e questo comprova che è avvenuta nel mese di giugno a un'alta latitudine, dove non c'era ancora il sole di mezzanotte, ma c'era quella notte chiara, e chi è stato nel nord, chi è stato in Finlandia, anche in Estonia, così se c'è stato a giugno vede che anche a luna di notte, a San Pietroburgo, c'è stato un pochino di notte di San Pietroburgo, a giugno praticamente non fa mai notte completa. Diciamo che al minimo c'è un chiarore, diciamo il cielo rimane chiaro, un po' come a Roma verso le 9, 9:30 di sera al mese di giugno. Voi pensate che poi, supponiamo che alle 10, invece di fare buio completamente come avviene a Roma, ricomincia il sole a riapparire. In pratica è qualcosa del genere, c'è un crepuscolo, che poi è quello che viene detto da Plutarco nell'Isola Ogigia, e che mi ha permesso di ritrovare in maniera, come dire, assolutamente inequivocabile le isole Faroe, che stanno praticamente 3 gradi sotto il circolo polare artico, perciò a giugno hanno proprio questo fenomeno della notte bianca, cioè in pratica non fa mai notte del tutto, per la fortuna di chi non deve pagare la bolletta della luce in pratica. Per cui io poi sono stato, tra l'altro, forse l'ho già detto in qualche altra occasione, sono stato qualche anno fa per una settimana ospite del governo delle Faroe, e lì è la lingua ufficiale il danese, ma in realtà si parla un dialetto nordico, però si parla anche danese, e quando è uscita l'edizione danese, quelli delle Faroe mi hanno invitato a stare una settimana lì, ed è lì che ho cambiato l'isola, che io pensavo un'isola delle Faroe di un certo tipo, poi ne ho trovata un'altra che si adatta molto meglio, e per cui sempre nelle Faroe rimaniamo, al punto di partenza, cioè l'isola di Calipso, l'isola Ogigia di cui parla Plutarco, e poi naturalmente Omero, non è una certa isola delle Faroe, ma un'altra che si trova leggermente spostata e che ha dei requisiti più corrispondenti a quelli di cui parla l'Odissea. E questa è un'altra modifica che ho fatto, e naturalmente... Come spesso accade, andando sul posto, uno poi... Sì, andando sul posto trovi in pratica le cose, così come io ho fatto vari viaggi in Finlandia, ho trovato che la Troia finlandese, Apsit in Iuria Verbis, dicevano gli antichi romani, diciamo, non interpretate male le mie parole, questa famosa Troia finlandese in realtà ha tutta una serie di corrispondenze, ma soprattutto la cosa più straordinaria sono i due fiumi della Troia, che io ho identificato in Finlandia perché è tutta circondata da località che hanno i nomi degli alleati dei troiani in Finlandia, gli stessi ciconi, cioè Kikoinen, che erano alleati dei troiani. C'è una città chiamata Kikoinen che sta lì a 50 km da Troia, per dire. Ma c'è una Tantala, e Tantalo era un re che stava lì vicino, cioè ce ne sono decine di questi Troia. I due fiumi corrispondono esattamente a tutta la descrizione che fa Omero delle battaglie, che proprio è precisissimo, perciò il fatto che ci fosse il guado, che passavano, che si trovavano lì, che poi attraversavano il fiume, eccetera, e corrisponde in una maniera spaventosa. Infatti questo l'ho messo molto in rilievo anche in quest'ultima edizione, perché poi sono stato parecchie volte, anche diciamo fino a qualche anno fa, ad approfondire questi aspetti. Ci sono stati anche 2 convegni internazionali a Troia in Finlandia, con gente, con scienziati venuti da varie parti del mondo, compresa l'America, per cui praticamente si ha scavato molto, si sono trovate tante cose che prima non c'erano, e per questo ci tenevo appunto anche a rifare il libro, per inglobarvi tutte queste novità che praticamente sono importanti, perché poi io parto sempre dall'idea che non è che io ho detto la parola fine, io credo di aver solo trovato l'inizio del sentiero. È un sentiero che può portare in futuro a risultati enormi nel campo della conoscenza della preistoria umana, però diciamo, dato che fino adesso questo sentiero sembrava precluso, perché nessuno pensava che Troia potesse trovarsi lassù nel nord Europa, allora praticamente era come tutto bloccato. Adesso credo che ci sono gli spazi
per fare tutta una serie di indagini e di ricerche che però dovranno fare chi verrà dopo. Però partendo da queste basi, poi hanno già preso la rincorsa, per così dire. Vi rendete conto che il poeta Omero dovrebbe ringraziare l'ingegner Felice Vinci perché lo sta riabilitando come anche un bravo geografo, perché allora, se tutto corrisponde, era bravo anche a descrivere la geografia, sto poeta. Bravissimo, non bravo. Vi faccio solo un piccolo esempio. Allora, quello del Capo Malea. Il Capo Malea io poi l'ho ricollocato in un altro posto, che ha tutte le caratteristiche del Capo Maleo Omerico, cioè essenzialmente è un posto pericolosissimo per le navi, e in effetti viene chiamato in questo luogo, che corrisponde poi a tutto l'insieme della geografia omerica, sempre unendo i famosi puntini di Davide, praticamente è il punto più pericoloso per le navi svedesi ed era il punto più pericoloso per le navi omeriche. Ora, questo nuovo Capo Malea, ma questo dopo un po' di tempo, mi sono accorto che è il punto più a sud-est di tutta la penisola scandinava. Il Capo Malea, come è stato trasposto in Grecia, perché avete già capito, molti toponimi sono stati trasposti da questi Achei passati nel Mediterraneo, hanno ricostruito lo stesso mondo in Grecia con i nomi di Atene, di Tebe, di Micene, come hanno fatto gli inglesi, gli inglesi e i francesi, portando New Orleans, Orléans, York, New York, tutte le altre città, il nuovo mondo. Per loro è il nuovo mondo. Per questi micenei arrivati in Grecia, dal mondo nordico, il loro nuovo mondo fu il mondo greco. Bene, è vero. Tra questi anche topoli, Platone parla della perduta Atene. C'era una perduta Atene che poi viene descritta da Platone nel Crizia. La perduta Atene baltica, e lo stesso Platone si sorprende perché dice: i miei antenati praticamente sapevamo che c'aveva una certa struttura, stava in una certa pianura ondulata con tanti fiumi, e adesso l'Atene attuale è tutta diversa, come mai? Infatti l'Atene baltica stava su delle isole, questo spiega il nome al plurale Atene, in greco, in inglese Athens, con l'S finale che indica il plurale, in greco pure al plurale, Atinai, e però perché è al plurale se invece Atene non sta su delle isole e invece sta in una pianura? Perché tu dici i nomi al plurale indicavano le isole. Per cui, e praticamente facendo questo passaggio, allora il Capo Malea è il punto più a sud-ovest, a sud-est della penisola scandinava. Il Capo Malea greco, dove è stato ricollocato partendo dal Capo Malea nordico, è il punto più a sud-est della penisola balcanica, cioè della Grecia, il punto più a sud-est. Cioè i due capi corrispondono geograficamente e corrispondono anche per, diciamo, per la pericolosità è il Capo Malea quello nordico. E però nell'Odissea dove troviamo che è il punto più pericoloso del mondo omerico, esattamente come adesso è il punto più pericoloso per i naviganti svedesi. Per cui praticamente possiamo dire che il Capo Malea originario era quello che stava lì. Ecco, per dire, e questa è tutta la logica di questa strana trasposizione dal mondo nordico al mondo greco. Allora, io ritorno ai miei appuntini. C'era una cosa che ho letto, una domanda, so che ti ho sentito raccontarla, se vuoi riportarci questo aneddoto. Ecco, vedi, Elia, almeno ti faccio dare la risposta dall'ingegnere. Elia dice, di sicuro, ma so che l'ingegnere non la pensa così, sono esistiti minotauri o centauri. Io sentivo l'ingegnere che dava una spiegazione invece appunto molto più plausibile, per esempio del centauro, no? O del minotauro. Però ecco, non avevo, mancando a me tante competenze, non ero arrivato a collegare certi fatti. Per esempio, al tempo di cui tu parli, quindi delle leggende dell'Omero baltico, tu dici questo, cioè non sapevano andare a cavallo. Usavano il cavallo, ma non per andarci sopra. E allora, addomesticavano i cavalli, però ancora non ci salivano, non cavalcavano. Li attaccavano ai carri per tirare il carretto, o la biga nel caso della guerra. Ah, qui c'è un'altra cosa, che cioè il modo di combattere dal carro degli Achei non corrisponde affatto a quello che si sa nel Mediterraneo. Questo è stato un altro spina per gli studiosi, perché il Mediterraneo non si combatte come combattevano gli Achei, vero, Omero. Infatti Omero è accusato di essere un ignorante in questo senso, cioè, è tanto bravo nel descrivere i duelli a piedi, poi non capisce niente per i duelli dal carro. Però Giulio Cesare ci dice che quando sbarcò in Britannia, cioè in Gran Bretagna,
trovò che i britanni combattevano esattamente come gli Achei. Perciò significa che nell'insularità della Gran Bretagna si combatteva ancora come si combatteva nel nord durante l'età del bronzo. Poi questo tipo di combattimento con i carri si è evoluto e nel sud è diventato quello che è diventato, mentre invece nel nord è rimasto nell'insularità della Britannia. Però Omero combatte in quel modo, per cui praticamente questa è una prova molto forte del fatto che l'Iliade è ambientata nel nord Europa e non nel Mediterraneo, dove, come dice il Vital Naquet, famoso omerista, tutto protesta contro questo modo con cui Omero fa combattere i suoi eroi dal carro. Però tornando adesso al carro, allora, i centauri, gli uomini cavalli, gli uomini equini, per cosa significavano? Se uno va a vedere bene la leggenda dei centauri, capisce che i centauri sono uomini esattamente come gli altri. Hanno fatto una guerra con gli antenati degli Achei, con i nonni, i genitori, di quelli che combatterono a Troia, e questa guerra poi è rimasta assolutamente mitica. Però tutto nasce dal fatto che i centauri probabilmente, dato che vengono scritti in un certo modo nell'Iliade, vengono considerati degli animali e praticamente è uscita fuori la cosa del centauro cavallo, probabilmente perché loro sapevano cavalcare. Perciò vedere per quella gente di quell'epoca, gente che cavalcava, per di più vestiti di pelli, come praticamente gli attuali lapponi, che ancora adesso si vestono di pelli di renna o di pelli di altri animali, spesso pelli appena cucite, non neanche conciate in un certo modo, sicuramente ha dato origine a questa immagine dei centauri. Quanto al Minotauro, e questa è un'altra cosa, secondo me, probabilmente, allora ci sono, è un mondo molto arcaico, con dei riti sciamanici, in cui ci sono spiriti animali, spiriti di uomini. Ora, è molto tipico del mondo sciamanico avere degli animali, soprattutto degli uccelli, ma anche altri animali, come spiriti aiutori, spiriti che praticamente si trasmettono come una specie di voodoo la loro forza nel sacerdote che li impersona. Per cui avevamo, per esempio, per certi riti propiziatori, abbiamo sia nell'Odissea e sia nei miti nordici degli uomini che quando vaticinano si mettono addosso delle pelli di foca. I romani antichi, c'erano i luperci che si mettevano addosso pelli di lupo. Si può immaginare che, dato che c'era nell'antica Creta il culto del toro, infatti ci sono tutti i collegamenti con il toro, a partire dal toro con cui il dio Zeus rapisce Europa, anche lì ho dato un'interpretazione molto semplificata rispetto a tutte queste immagini così esoteriche, e quindi chi vuole se la va a leggere poi. Beh, sui tori api egizi ce n'è tanto. Per esempio una nave con la polena a forma di toro, per dire. E c'è, infatti c'è una nave vichinga chiamata Visundr, di un certo re vichingo, che viene chiamata così, il bisonte, perché c'è una polena con la forma del bisonte, e con le corna probabilmente. Vabbè, e praticamente si può immaginare che i sacerdoti di questo culto del toro primordiale, che poi hanno dato luogo a tutta una serie di cose, perché anche il discorso del labirinto è un discorso legato alla sacralità di un luogo, a delle processioni, labirinti processionari c'erano anche nel Medioevo, si trovano ancora in certe chiese nostre, anche, che ne so, a Ravenna, per dire, o in certe altre chiese medievali, in chiese francesi, ecco. Perciò la processione sul labirinto è qualcosa che poi io ho cercato anche quella di spiegarla nel libro e di dargli un'interpretazione razionale, ma si può immaginare che i cultori di questo culto del toro si mettessero addosso, per così dire, dei panni, addirittura una specie di testa di toro, come vediamo anche per esempio nei geroglifici egizi. Ci sono degli dei che hanno per esempio un muso da sciacallo, no? Il dio Anubi, per dire, o altri. Per cui questa commistione tra uomo e animale è tipica di una dimensione sciamanica molto arcaica e probabilmente corrispondeva proprio alla realtà di uomini, di sacerdoti che appunto prendevano le vesti dell'animale per avere la sua forza e rappresentavano in quel modo l'animale totem. Pensiamo anche al vitello d'oro della Bibbia, no? Qualcosa del genere. Anche lì
si tendeva a sacralizzare un animale e poi dopo il povero animale poi magari veniva sacrificato, in nome suo si sacrificavano gli animali della stessa specie. Comunque lasciamo perdere. Voglio dire, si possono dare tante spiegazioni che non si richiedono necessariamente l'esigenza di avere degli uomini tori veramente che erano mezzi uomini e mezzi tori, come dice il mito. Cerchiamo di sfrondare, dicevano i medievali, col rasoio di Occam, che vuol dire, se uno può trovare una spiegazione più semplice, quelle più complicate, più articolate o più esoteriche, lasciamole perdere. Esatto. Infatti, ma te la leggo solo per dare conto a Elia, te la faccio anche vedere, però dico prima ancora una parola io, perché leggevo qualcuno che diceva facciamogli domande scomode, in realtà, anzi Felice, siamo a un'ora e mezza, già abbiamo abusato. Però, per esempio, per rispondere proprio quello che ha detto adesso Felice, ce lo stava già spiegando, a volte dei concetti vanno ragionati con una semplice calma. Per esempio, qui ti si chiede come si spiega a nord il fatto che Paride, quindi no, nelle terre nordiche, che Paride veste una pelle di leopardo. Come spiegate, per esempio, che alcuni faraoni egizi ci avevano delle daghe, dei pugnali, addirittura con del materiale meteoritico? Perché più si era importanti, più come adesso si collezionano oggetti e cose che danno prestigio. E voi capite che se abitiamo in mezzo alle pecore, ciò che mi dà prestigio non è il maglione di lana di pecora, ma è dell'animale esotico. Ma la dico, l'ho buttata una di possibili spiegazioni. Oppure era una pelle di un altro animale che lo scrittore, non sapendo riconoscere, ha scritto leopardo. Ne dico un'altra possibile e lascio la parola a Felice. Su questo posso dire una cosa specifica. Spesso, no, non tanto spesso, ogni tanto Omero parla di leoni, ma sono dei leoni stranissimi. Io ne ho parlato con il mio amico professor Giacomo Tripodi, proprio che è stato un grande accademico, professore ordinario, e si occupava proprio di scienze biologiche ed è stato anche direttore dell'Istituto Botanico di Messina, cioè in campo sia di animali che di piante è il numero uno. Lui proprio, proprio in quello studio della rivista di cultura classica e medievale, tutta dedicata a Omero nel Baltico, interviene facendo notare che proprio i leoni omerici sono molto strani, perché hanno un comportamento dovunque si trovi. Per esempio, ho fatto vari esempi qui in Omero nel Baltico, nei segreti di Omero nel Baltico. Questo leone non si comporta come un leone, semmai si comporta come un orso. Però anche a loro volta gli orsi, che nel nord sono molto frequenti, in Omero non vengono quasi mai citati, per cui ci deve essere stata una trasposizione di nomi. E a conferma di questo, sempre il professor Tripodi fa notare una cosa: la cosa più tipica, più particolare del leone è il fatto che ruggisce. Il ruggito crea un terrore negli animali, che addirittura il loro panico poi aiuta il leone poi a stanarli e poi a saltargli addosso, ma sì anche negli uomini. Sti leoni in tutta l'Ilia dell'Odissea non ruggiscono mai, sono leoni stranamente silenziosi. Qualcuno, qualcuno suggeriva che una grossa foca è il leone marino, effettivamente. Chissà. Sì, però questi sono leoni terrestri, ci sono pure le foche, anche sulle foche si potrebbe dire tantissimo, lo dico, perché si parla anche di foche e poi si parla del proto, il pastore delle foche. E addirittura questo ha dei riflessi addirittura interessantissimi per il resto della letteratura, non solo omerica, ma molto più in là, nel mondo vichingo, addirittura nel mondo inglese. Però per i leoni in particolare, ecco, per cui per esempio parlare di felini, poi c'è una cosa strana, Omero usa due parole diverse per indicare il leone, certe volte lo chiama leon, certe volte lo chiama lis. E che è il lis? Allora, perché ci sono due... Allora, pensate solo che in danese la lince, che è un grosso felino del mondo nordico, si chiama los, e in latino si chiama lynx. E vive benissimo. Per cui il lis è una lince. Il leon probabilmente è un orso. Probabilmente poi, adesso posso solo immaginare, che quando i greci scesero, gli Achei scesero giù,
forse dovettero andare in qualche luogo intermedio in cui magari dovettero appioppare un nome simile a un grande carnivoro che però non era più quello che era prima. E così c'è stata questa gran confusione tra leoni e orsi. L'unica cosa che sappiamo è che questi nomi vanno sempre presi con le molle, perché la trasposizione, che poi la vediamo ancora di più tra le piante, sulle piante si potrebbe fare un altro discorso, però insomma diventa anche un po' troppo lungo, però interessante, per cui ne parlo proprio, degli equivoci relativi alle piante, agli alberi. Vi dico solo una cosa, che il bastone usato da Polifemo come bastone da passeggio, praticamente, con cui poi è un bastone lungo, con cui poi Ulisse lo arroventa, lo infila nell'occhio del ciclope per accecarlo, è un tronco di olivo. Ditemi voi se un olivo può essere utilizzato come bastone o per appoggiarsi o anche per come albero di nave. No, non è possibile. Perciò anche qui c'è una serie di equivoci, è qualcosa perché è tutto il contrario. Poi troverete la soluzione di questi, chiamiamoli indovinelli, di queste stranezze, che fino adesso non hanno colpito, perché si è sempre pensato Omero è un mito, racconta favole, per cui nei racconti, appunto, come dicevo anche in qualche altra di queste trasmissioni, no, di queste nostre interviste, dove però qui mi fa molto piacere poter anche dialogare, e sia pure indirettamente, con chi ci sta a sentire, a me e a Davide. Però in pratica non c'è più il rapporto diretto, cioè praticamente queste piante e questi animali diventano incredibili, perché la trasposizione dei luoghi ha fatto sì che piante e animali di un tipo sono diventate piante e animali di un altro tipo, e a quel punto, come è capitato poi tra l'altro in America, in Sud America, gli spagnoli hanno, leggevo da qualche parte, dato dei nomi a delle piante, degli animali sudamericani che in qualche maniera rassomigliavano a quelli che ci sono in Europa, ma chiaramente si crea un grande guazzabuglio, perché allora il famoso leone omerico non fuggisce mai, ormai l'abbiamo capito, e il leopardo, la cui pelle ce l'ha pari d'addosso, si potrebbe anche pensare un'altra cosa, ci sono dei leopardi che si sono adattati anche al clima nordico. Tuttora ci sono i leopardi delle nevi che si trovano, sia pure in Asia, adesso si sono spostati verso l'Asia, che stanno ad alte latitudini e hanno un adattamento, che sono animali bellissimi. Io li ho visti allo zoo di Helsinki, che è uno zoo bellissimo, chi capiterà ad Helsinki per qualche ragione ci vada, sta su un'isola vicina, perciò anche se l'animale scappa alla fine non fa molta strada. Ci sono dei leopardi delle nevi che vengono dalla Cina, che in realtà hanno un mantello a pallini neri, però bianco, per confondersi meglio con la neve. Sono degli animali stupendi, sono veramente belli animali che ho mai visto, per cui praticamente può anche darsi che in tempi remoti ci fossero anche dei leopardi là nell'estremo nord, non vi so dire di più, però non fidiamoci delle apparenze, perché nulla è come sembra. Tutto qui. Allora Felice, io direi che stiamo per arrivare quasi a 1:40, il tempo dei saluti, sono ancora 187 persone, le persone collegate adesso. Se uno vuole fare un'altra domanda ancora, vediamo, posso rimanere ancora l'ultima. 2 minuti. Ce ne erano, c'è lo stesso amico di prima, Elia, che dice comunque non era per metterlo in difficoltà, il professore è un genio, arrivano tanti complimenti, grandissima live stasera, eccetera, eccetera. Vediamo se arriva un'ultima domanda. In realtà io aggiungo due cose, ma non, insomma, come dire, evito a Felice di tirar fuori una risposta adesso, magari possiamo chiedergli di tornare, ecco, questo sì, me ne approfitto, perché so, perché ne abbiamo parlato, che Felice ha non solo, anche partendo dal discorso medico, analizzando la parte climatica, ha una sua visione interessante del clima, che magari, se vuole, in un'altra serata ci racconta. Poi se dovessimo e volessimo, come credo di leggere dai commenti, ecco, a quando amo Avatar, dice, a quando un'altra puntata su questi argomenti, volendo rimanere su questo, anche Antonio che dice molto interessante, vedete che è pieno di commenti, per esempio
si aprono da quello che l'ingegnere mette sul piatto come nuove scoperte. In realtà, pensate a quante faccende andrebbero rivedute e corrette. Per esempio, ma qua Felice, se vuoi una risposta lampo, se no davvero abbiamo abusato della tua pazienza, ce la lasciamo per la prossima volta. Però la mia personale curiosità è anche relativa a ste benedette divinità, perché se per quel poco che ci ho capito c'è una consecutio per cui alcuni, almeno tra gli studiosi, vedono già dalle divinità sumere, ma da quelle egizie, poi nei nomi e nelle figure, una trasposizione nel mondo greco che poi diventa la trasposizione nel mondo latino, ma in un certo senso magari le figure sarebbero sempre quelle, per alcuni dicono, no? Per chi crede che questi esseri o entità vivano anche qualche migliaio di anni. Anche se rimaniamo nel mito e prendiamo il tutto come una storia, è interessante capire dove parte la storia, cioè se allora queste divinità in realtà non partono dal mondo mesopotamico e quelle che racconta la Grecia non hanno origine in Grecia, allora vengono da su. Te ne butto un'altra lì, c'è una, io vado cercando di capire da queste cose qua, no? C'è addirittura un'altra ricercatrice bulgara che arriva in Italia a fare ricerche sulle nostre terre che noi non ci interessiamo di scoprire e di capire. Per esempio, non so da dove arriva o quanto fondamento possa avere questa ipotesi, appunto ce le lasciamo magari, come ti chiedono anche qui, pareri sul lavoro di Biglino e Cinzia Mele. Troppe cose, amici, l'abbiamo torturato per un'ora, però ecco, ce n'è tanto da ancora scoprire. Per esempio, dicevo, una ricercatrice bulgara molto conosciuta che dice che secondo lei gli Etruschi, di cui anche lì non si sa un'origine certa, questo popolo degli Etruschi, secondo lei si attacca, diciamo, all'etimologia, poi trova tante prove, però l'origine potrebbe essere nordica in una certa maniera, perché lei dice che quel popolo potrebbe arrivare, come indica il nome, Etruschi, dalla Russia. Non so se, cioè, sono tutte cose da eventualmente esplorare, che poi possono approdare in qualcosa di positivo o no. Potremmo parlare ancora per ore. Comunque, riguardo alle divinità, io ho delle idee abbastanza precise su come potrebbero essere nate queste divinità, semmai ne parliamo in un'altra occasione, però vi vorrei esortare a riflettere su una cosa. C'è stato un grandissimo giocatore di calcio che a Napoli è diventato un dio. Ammettete che la sua memoria si tramandi per qualche secolo, quando magari il calcio sarà finito. Allora magari si vedrà una sua vecchia immagine con un pallone in mano e qualcuno comincerà a pensare il dio che ha fabbricato la terra, per dire. Magari tra 5-6 secoli, chi ne sappiamo? Una guerra nucleare che ci siamo purtroppo, magari i nostri posteri, speriamo i nostri posteri, non noi, saranno semi-estinti, e rimane un'immagine di Maradona ritrovata dalle parti del San Paolo di Napoli, magari con un pallone in mano. Ecco, il dio ho scritto Maradona, e cominceranno a dire, ecco, vedi, una divinità antica. Ti dico solo un'altra cosa, che non è una battuta, l'ho letto su un libro d'archeologia, sia pure divulgativo. Era un archeologo, il quale, credo inglese, e hanno un grosso senso dell'umorismo, che diceva: noi tendiamo sempre a mettere tutto su miti solari, su chissà quali cose esoteriche, qualche cosa. Se un giorno, tra 2-3 mila anni, troveranno tra i resti della nostra civiltà una tavoletta di water, cioè praticamente il sedile con la sua copertura, si penserà a qualche antico rito solare in cui il sacerdote si teneva la tavoletta, diciamo, al collo e la copertura dietro la testa, come se fosse un'aureola, e si penserà che era un antico sistema, una forma di ritualità per indicare appunto dei giganti, viste le dimensioni di qualche essere gigante. No, è un po' una cosa praticamente il dio del sole che appare con questo cerchio e tutta sta cosa. Si penserà quanto invece questa gente poi era gente come noi. A me mi ha commosso di vedere in un museo siciliano che ci avevano trovato delle specie di strani oggetti, di bottigliette in ceramica, e poi hanno capito che erano dei biberon, perché anche a quell'epoca c'erano i ragazzini che dovevano mangiare e dovevano dargli da mangiare con qualche cosa. Cioè la gente campava come campiamo noi, o diciamo più che noi, i nostri bisnonni, che
che praticamente nei loro paesi non è che avessero una vita molto diversa da quella di uomini 3 o 4 mila anni fa. Comunque, riparleremo di dei, di uomini e di miti e di esoterismo magari nella prossima volta. Tanto vi do la buonanotte a tutti, a te Davide, grazie per avermi accolto in questo salotto e grazie a tutti gli amici che hanno avuto la pazienza ad ascoltarci fino a mezzanotte e un quarto. Sono 200 ancora adesso, Felice, continua ad aumentare. Per cui no, grazie a te di tutto il tempo dedicato e non è la prima volta, grazie addirittura se ti possiamo, come dire, venire a ritrovare una prossima volta, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, i complimenti si sprecano e ti saluto con l'ultimo, dov'è? Non so se lo trovo, comunque grazie anche a voi, insomma grazie a me ragazzi, io me lo prendo, ma il mio unico merito è avervi portato qua stasera Felice. Chiudo con Domenico che dice serata strepitosa, mi associo, buonanotte a tutti, grazie Felice e alla prossima. Grazie a voi tutti, ciao la Davide, alla prossima.